Benvenuti, miei samurai, in un nuovo appuntamento tra mostri e spiriti del Giappone. Oggi parliamo di Kodama. In Giappone vi è una credenza, quella di considerare alcuni alberi possedere un'anima. È difficile distinguerli, solo alcuni anziani, sensibili, intuitivi e saggi riescono nell'intento. È d'uso in Giappone circondare i tronchi di alcuni alberi con gli shimenawa. Corde sacre posizionate attorno al tronco. Alcuni pensano a protezione dell'anima stessa dell'albero, ma questa è una mera supposizione, samurai. In un romanzo antico si narra la storia di un uomo. Questi, avendo deciso di fare una passeggiata nel bosco, si incamminò per giungervi. Davanti a lui si stagliava un'imponente montagna e tutto intorno ad essa vi era una fitta fila di alberi secolari. Il luogo era davvero incantevole. Attraverso gli alberi si poteva scorgere un timido raggio di sole che faceva capolino. Il sole sfiorava le fronde di questi alberi, rendendo dorata e magica l'atmosfera del bosco. L'uomo, rapito dalla bellezza dell'ambiente circostante e dai suoi rumori tipici, continuava così il suo cammino, trasalendo però di tanto in tanto al verso di qualche corvo, tanto da sentire finanche i brividi lungo la schiena. Un tratto il sole sparì, lasciando all'ambiente un colore grigio, quasi spettrale, e fu in quel preciso istante che l'uomo fu trasformato in un imponente albero, trovando posto ad una delle fitte file di altri alberi accanto a lui. Sembrava che lo stessero quasi aspettando, quindi state attenti a Kodama, miei samurai, e alle passeggiate nei boschi. Potreste anche voi essere rapiti e trasformati in un grande albero. Se volete sentire altre storie, miei samurai, iscrivetevi al canale. A presto!